Speciale copertina Prima alla Scala, in collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani e dell'Era Pellicce. Si riaccendono le telecamere sulla seconda parte di questa prima puntata dello speciale televisivo Copertina alla Prima alla Scala 2011 e continuiamo questo lungo racconto televisivo. Arturo e Alessandra Artom sono sempre presenti alla prima perché sono intanto dei musicofili e poi perché questo è il teatro più famoso del mondo e si rende omaggio ad una prima. È vero Arturo Artom? Sì, devo dire che quest'anno anche proprio come Asso Lombarda ci teniamo molto per dare un segnale di speranza e poi un'occasione fantastica per la madrina dei nostri gemelli, la Lella Curiel, che veste sempre Alessandra e quindi devo dire... Infatti Alessandra ha un abito bellissimo di Raffaella Curiel che credo che sia forse la stilista più indossata alle prime alla Scala. Assolutamente, gli abiti suoi di alta moda sono una cosa, un sogno, gli abiti che si sognano di mettere quando si è bambini. Arturo Artum è un bel uomo, anche un bel seduttore, perché ha sedotto una donna affascinante come Alessandra Artum. Gabriella Dompé, quindi è veramente una bella occasione questo Don Giovanni di Mozart. È una splendida occasione, secondo me anche la scelta dell'opera è felice, in quanto è un'opera che perlomeno è un po' leziosa in un clima già di per sé non tanto lezioso. La serata per me è ancora più bella delle altre volte perché ci sentiamo tutti molto contenti di essere qua. Voi siete, voi signore scaligere, siete delle bellissime testimonianze di quello che è il Made in Italy in fashion. Infatti siamo molto orgogliose più che mai di essere qua, proprio perché secondo me c'è un clima, si respira un clima di ripresa della moda italiana. Questo vestito è italianissimo, è di Ferré, che non è più un marchio purtroppo tutto nostro, ma per me è stato rivisitato da Liborio Capizzi, il suo braccio destro. E onestamente spero che anche i marchi importanti tornino ad essere italiani. Tu sei un gran seduttore, però non finisci all'inferi perché sei buono. No, lo ero, adesso non lo sono più, sono diventato un ragazzo serio perché mi chiamo Saverio. Ma è affascinante questo Don Giovanni di Peter Mattei, questo bravissimo cantante, anche un bell'uomo. Molto affascinante, un bell'uomo elegante che soprattutto sa quello che vuole, ama della libertà. Gabriella, oh, è alla fine del primo. Sono per i Don Giovanni, si vive una volta sola, è meglio viversela molto bene. Vestiti elegantissimi, d'altra parte tutti John Richmond. Sì. No, molti sono John Richmond, ma devo dire la verità, grandi vestiti e tutto doveva nascere nella sobrietà, ma io noto che la ricchezza piace sempre e apparire è sempre più bello. Come si dice a Napoli, articolo 5, chi ha la ricchezza in tasca ha vinto. Alessandro, un tailleur molto chic, quasi uno smoking, sì. Come il Don Giovanni. Assolutamente, sì. Anna, tu sei meravigliosa. Ma io voglio sentire Vera Baldazzi cosa dice. Allora, questo Don Giovanni ti ha conquistato. Assolutamente sì. Sai che è pericoloso. Pericolosissimo, ma ci piace il brivido, quindi... Questo è il secondo anno, sono qui a Milano e sinceramente ho una... È un'occasione bellissima di poter vivere un po' della Milano, ma poter vedere una cosa meravigliosa. Poi stasera c'è il Don Giovanni di Mozart, quindi... Il maestro Daniel Barenboim e l'eleganza delle signore che io sottolineo sempre perché rappresentano bene il Made in Italy, che è una nostra forza economica. Esatto, assolutamente d'accordo. E da chi è firmato? Questo vestito è francese, è di Dior. Beh, è un omaggio al sovrintendente che Stéphane Lissner è francese, quindi siamo in Europa. Ti adoro perché come sempre hai sempre tutto molto pronto, grazie. Ciao. Questo Don Giovanni, eh? Bello, allegro, gioioso, nonostante una tragedia iniziale, però è veramente una festa, un'opera che ci voleva in questo momento per tirarci tutti su di morale, darci un po' di allegria. Però Adriano bisogna essere dei seduttori garbati, perché altrimenti si finisce all'inferi. Beh, comincia a ammazzare qualcuno, poi insomma le prende un po' in giro e se io mi combinassi delle cose così verrei ucciso da lei, quindi devo starci attento. Beh,
bello perché Laura, quando all'inizio lui dice chi sono io, tu non saprai mai, insomma, invece tu lo conosci bene, il tuo seduttore, bravo, buono. Lo conosco molto bene, come giustamente dice lui, deve stare molto attento. Non sono gelosa, ma il giorno se lo scopro è finita. Senti, la tua eleganza è sempre perfetta. Ti ringrazio, è un abito di Lella Curiel, la nostra grande Lella, la regina veramente della prima della scala e dell'alta moda italiana. Prego qua Maureen Salmona, capo ufficio stampa di Laura Biagiotti. Beh, innanzitutto una serata magica, è una grande opportunità quella di poter essere qui questa sera alla Scala. Un'opera a tratti divertente, a tratti tragica, un Don Giovanni un po' monello, ma che non guasta, perché io credo che sedurre o essere sedotti sia sempre molto piacevole. Io indosso un vestito Biagiotti in omaggio alla serata e in omaggio anche ai colori della Scala, champagne. Di questo Don Giovanni abbiamo tante cose da dire, come uomo mi intriga moltissimo questo suo impertinente ateismo che lo porta a giocherellare col teschio, a invitare ad una festa lo spettro della sua vittima, però secondo me in fondo nasconde una grande paura della morte. E poi anche questo suo conquistare a tante donne, secondo me cerca soltanto di piacere a tutti, come tanti uomini. Prego. Uno splendido abito di balestra. Naturalmente di balestra, come potrei tradirlo, è così simpatico. Ambasciatore Umberto Di Capo, allora questo Don Giovanni, e soprattutto ecco, parliamo un po' della regia di Robert Cannes, che in fondo ne ha fatto una chiave di lettura in abiti moderni. In abiti moderni, ma è un fatto di grande attualità. Io credo che il Don Giovanni sia un essere che esiste in tutti quanti noi e continuamente lo vediamo. È una persona che vuole soprattutto sedurre e con piacere, e quindi è innamorato più della seduzione che delle donne. Il vicepresidente del teatro alla Scala, della Fondazione alla Scala, il Cavaliere del Lavoro Bruno Ermolli e Iris Ermolli. Beh, una serata molto importante per il nostro teatro, che è ammirato in tutto il mondo. Com'è bello quello che dici, perché devo dire che è proprio questo il senso. Siamo in un periodo nel quale c'è molta difficoltà, crisi, situazioni di disagio, eccetera. Beh, un colpo d'orgoglio invece, la nostra Scala è in cima al mondo e esprime, devo dire, un'arte formidabile, credo incomparabile con le altre realtà. Presidente, è importante Edison, uno dei sostenitori della Fondazione La Scala, che ha illuminato La Scala. Certo, è molto bello questo. Noi abbiamo tanti fondatori che illuminano La Scala in tutti i sensi, e quindi siamo felicissimi in questo caso per Edison. Ma anche complimenti veramente, perché la città, sia pure in modo discreto, veramente ha voluto sottolineare il giorno di Sant'Ambrogio. Ad esempio via Monte Napoleone, Palazzo Lauro Semiani, Iris Semiani Ermolli, veramente complimenti per quella cascata d'argento bellissima. Grazie, stupenda, una serata stupenda, delle voci belli e bravi. È veramente un piacere intervistare il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri Peluso, qui alla Scala, nel primo intervallo, nel primo e unico intervallo. E Don Giovanni, e poi questo amore che hai sempre avuto per questa città, che ti ha visto in prefettura per tanti anni. Mi ha visto quasi nascere, sì, bella. È la mia città d'adozione, Milano, quindi tornare a Milano è veramente una grande emozione. Poi tornare alla Scala, dove abbiamo passato tante stagioni, come ben ricordi, è veramente un piacere. Ecco, caro Gian Valerio, è andato bene, vero, per il primo anno? Bellissimo, bellissimo. Musiche stupende. Ecco, vedi che il signor ministro sta salutando Inge Feltrinelli, il presidente della provincia Guido Podestà. Poi senti, signor ministro, è un anno così significativo della nostra storia, no? Che coincide con il 150° anniversario. Sì, è un anno particolare che è stato ricordato e festeggiato in maniera adeguata, perché insomma siamo molto orgogliosi del nostro paese.
siamo arrivati al finale di questa prima puntata dello speciale televisivo Copertina Lifestyle alla prima La Scala 2011 con il Don Giovanni di Mozart. Continueremo a parlarne anche nella prossima puntata e allora vi racconterò naturalmente ancora l'eleganza, così lo scintillio del foyer, l'eleganza del foyer, gli ospiti italiani e internazionali. Vi racconterò anche il dopo Scala, dove il caffè Scala Banqueting sta già preparando una cena assolutamente inappuntabile, come nel segno della grande tradizione. Bene, allora l'appuntamento è proprio alla prossima puntata. Da Anna Mascolo un cordialissimo saluto a tutti. Speciale Copertina, prima alla Scala.